Ciao, sono Don, come state? Oggi parleremo del solo contenuto all'interno del nostro brano Cuore Batticuore. Il solo è diviso in due parti, una prima parte più melodica e una seconda parte più tecnica. Grazie. Ci occuperemo della seconda parte, vi lascio quindi al vostro piacere, al vostro orecchio, quello di trovare la diteggiatura, le note della prima parte. Il consiglio che do sempre, prima di imparare qualsiasi solo, è quello di studiare attentamente gli accordi e la loro funzione armonica su cui il solo è costruito. Il primo lick della seconda parte del solo è questo qua. Questo è costruito sopra l'accordo di Re maggiore ed è diviso in due parti. Una prima parte dove abbiamo proprio le note della triade di Re maggiore e una seconda parte dove invece abbiamo l'arpeggio di Fa diesis minore settima quinta bemolle o semidiminuito. Per quale motivo questo arpeggio? Suonato sopra un accordo di Re maggiore, l'arpeggio di Fa diesis minore settima quinta bemolle ci dà una sonorità di Re nona dominante, che è appunto la funzione armonica di Re all'interno della tonalità di Mi minore, su cui è costruito il brano. Le note di Fa diesis minore settima quinta bemolle sono infatti Fa diesis, La, Do, Mi. Se considerate relativamente ad una tonica di Re, avremo Fa diesis terza maggiore, La quinta giusta, Do settima minore, Mi seconda o nona maggiore, che insieme alla tonica Re ci dà appunto l'accordo, la sonorità di Re nona. Attenzione alla parte ritmica, il solo parte in sedicesimi, dopodiché l'ultima, la seconda parte, dalla nota Re sulla sesta corda fino a tutto l'arpeggio di Fa diesis è un gruppo irregolare di 5 note per ogni quarto. Andiamo adesso quindi a vedere a velocità rallentata nel dettaglio la diteggiatura e la plettrata alternata in combinazione con lo sweep. Il secondo lick è invece costruito sopra gli accordi di La minore e Mi minore, La minore secondo grado all'interno della tonalità di Mi minore e Mi minore appunto il primo grado. Anche se a un primo ascolto sembrerebbe semplicemente costruito sulla pentatonica, in realtà le note sono state scelte rispettivamente a quelle che sono importanti sopra l'accordo di La minore che è il secondo grado della tonalità. Abbiamo infatti la nota La, Sol, che è la settima minore, il Si a vuoto sulla seconda corda, che è la seconda nona, e il Fa diesis, che è la sesta maggiore o tredicesima, una nota importantissima sopra all'accordo di secondo grado della tonalità. Il lick è questo qui. Si conclude con una frase tipicamente blueseggiante sopra l'accordo di Mi minore. Vede la combinazione di hammer-on e pull-off e appunto la tecnica di utilizzare anche le corde a vuoto con i legati. Andiamo a vedere nel dettaglio la parte rallentata con diteggiatura e plettro. Il solo si conclude con una scala in unione con triadi e arpeggi che parte dalla nota La sulla sesta corda per arrivare alla nota Mi sulla seconda corda. Questa scala in realtà ha due aspetti molto importanti, il lato armonico e il lato ritmico. Per quanto riguarda il lato armonico, abbiamo la combinazione delle note della scala di Mi minore partendo da La con una triade di Do discendente,
ancora scala partendo da Re, triade discendente di Sol, ancora scala partendo da La, triade di Do, per concludersi con due arpeggi, l'arpeggio di Re settima e l'arpeggio di Mi minore settima. Questo è l'aspetto armonico. Per quanto riguarda invece l'aspetto ritmico, attenzione, noterete durante l'esecuzione rallentata che non sono tutti sedicesimi. La scala, tutto il fraseggio, è stato creato con l'alternanza di gruppi regolari ed irregolari. Abbiamo quindi gruppi di 4 note per ogni battito, abbiamo gruppi di 5 note, di 6 note e alla fine gli ultimi due arpeggi sono gruppi di 7 note. Quindi molto importante l'aspetto ritmico, dinamico di tutta la scala. Ecco in dettaglio a velocità rallentata. Bene, spero che vi siano piaciuti i miei fraseggi, i miei licks. Mi raccomando, studiateli, velocità rallentata, aumentate sempre gradualmente la velocità, studiate, ma ogni tanto fate anche all'amore. Cuore, batti il cuore!